cuore. Il mio primo saluto sento però di doverlo riservare ai miei confratelli del sacerdozio, e davanti a tutti voi voglio dire loro i sentimenti della mia stima, della mia gratitudine, del mio affetto. E a voi chiedo di continuare ad amare i vostri sacerdoti. Sono preziosi, preziosissimi, perché a loro dovete chiedere sì tante cose, ma soprattutto la cosa più decisiva per la nostra vita cristiana, dovete chiedere la cura e la salvezza della vostra anima. E dopo il sacerdote vorrei salutare le religiose, le suore, ringraziarle perché con la loro vicinanza alle situazioni più difficili sono un'immagine concreta della maternità dolce, delicata, profonda della Chiesa. Le religiose le saluto di cuore perché richiamano a noi che spesso siamo smemorati oppure preoccupate di tante piccole cose, ci richiamano il primato di Dio. Una giornata senza di Lui non è una giornata degna di un battezzato. Saluto anche i tanti chierichetti che sono in mezzo a noi e i ministranti all'altare. Io ho un sogno, e il sogno è che il Signore, Lui che è così buono e grande nell'amore, chiami qualcuno di questi chierichetti a diventare sacerdoti. E allora noi tutti, carissimi, preghiamo perché come il Signore è largo nel donare la vocazione, rende il cuore di questi ragazzi, adolescenti e giovani più generosi.